Allora, il trucco mnemonico, aspettate, però, che in realtà mi ero accorto l'altra volta che poi ci mette un po' il mio, ma tanto oggi non ne va dritta una, giusto? Papà. Sì, funziona. Allora, il trucco mnemonico che uso io per ricordarmi quali sono gli ioni che ci sono fuori, e quelli che ci sono dentro, e pensare dove è nata la vita? Le prime cellule dove sono nate? Dove sono nate? Nel nell'acqua è un po' generico. Che tipo di acqua? Nel... nel mare. Non vi hanno sempre detto che la vita è nata nel mare. Poi magari erano altre acque, non importa. Ma e noi pensiamola così, è solo una cosa mnemonica, d'accordo? L'acqua è nata nel mare e forse un po' di quel mare le nostre cellule ancora vogliono averlo dentro, no? Siamo usciti dal mare, siamo diventati organismi enormi, però un po' di quel mare ce lo siamo portati dietro, non è romantico, viva! È una cosa molto poetica, però aiuta anche a ricordarsi. Quindi dove sta il sodio e dove sta il cloro all'esterno della cellula, d'accordo? Così come era l'acqua in cui le prime cellule stavano immerse forse milioni di anni fa. Evviva! Quindi eh, sodio e cloro stanno fuori, per il potassio invece, vabbè, basta ricordarsi che è diverso da sodio e cloro. Il potassio sta dentro alle cellule. Ecco però a questo punto, immaginiamo dunque questo eh, gradiente. A questo gradiente, questa concentrazione di molecole cariche solo da un lato della membrana, però è una risorsa. <ride> Perché, secondo voi, cosa succede se io apro un canale del sodio? Sapete che possiamo cioè esistono e adesso li vedremo. Canali in cui il cui poro è specifico per solo quel tipo di ione, come le macchinette del caffè: i 10 centesimi, i 50 centesimi l'euro non lo vuole. Ma guarda questo. Comunque, però, eh, possono scegliere. Che cosa succede se io apro un canale solo per il sodio? Dove andrà il sodio? Dentro la cellula, giusto? Ce n'è tantissimo fuori, poco dentro. Anche con i moti random molecolari delle molecole, eh, chiaramente, per questioni probabilistiche, tenderà a entrare e anche di un bel po'. Quindi rapidamente il, il sodio entra verso l'interno, un flusso netto di cariche positive che attraversa la membrana, ma carica in movimento. Sapete come si chiamano nel, per chi studia l'elettricità? Si chiama corrente elettrica. C'è una corrente. Abbiamo una corrente positiva che entra e chiaramente renderà meno negativo il potenziale elettrico all'interno. Avete studiato l'algebra, vero? Meno più, <ride> se è meno, se aggiungo del più, diventa meno meno. Ok, o anche più più. Diventa più positivo o meno negativo, insomma, il concetto è quello. Ecco che però questa variazione del potenziale elettrico intorno alla membrana, eravamo a meno 70, corrente elettrica, z, passiamo, che ne so, a meno 10 millivolt. Questa variazione del potenziale elettrico si propaga velocissima, zoom, alla velocità della luce. Ah, ecco proprio questa, ok, l'unità di misura, il tipo di eh, mezzo per il mio messaggio che va bene, che funziona. E quindi, scusate, qui vi faccio vedere: in effetti questi canali esistono veramente, vengono utilizzati dalle cellule, quindi, variazione del potenziale elettrico. Vengono causate localmente in modo da avere dei segnali che si propaghino molto velocemente lungo la membrana alla velocità della luce. Siamo in acqua, quindi la velocità della luce è in acqua, ma comunque è bella veloce. E appunto qui vedete semplicemente il caso, no? Per esempio, se io apro un canale del sodio, qui siamo a meno 70 millivolt, non lo posso vedere animato, però lo posso immaginare, no? io apro un canale del sodio il sodio entra zoom eh, quindi annulla un po di queste cariche negative e finché io lascio aperto questo canale del sodio il mio potenziale di membrana uh, diventa sempre meno negativo magari a un certo punto anche più positivo e poi si vedrà un po come va ecco contemporaneamente ve ne cito un altro che vedremo io potrei aprire un canale del potassio il potassio abbiamo detto che sta dentro è una carica positiva se io apro un canale del potassio, dove andranno gli ioni potassio? Mediamente, tendenzialmente fuori, giusto? Usciranno eh, in fila come pazzi. Questo però, l'uscita di cariche positive, renderà il, la parte negativa dentro le cariche negative ancora più negative, giusto? Meno, meno più è eh, ancora più meno. Quindi se io tolgo delle cariche positive dall'interno, l'interno diventa più negativo in effetti vedremo il gioco di mantenere in equilibrio questo potenziale di membrana e proprio tutto qui dipende da cariche che entrano, cariche che escono. E questa cosa la vediamo tra pochissimo. Allora, ma guarda un po' le combinazioni, ma tu guarda che, che combinazione fortunata. Il famoso recettore per l'acetilcolina, vi ricordate? Arriva il segnale nervoso, il segnale nervoso causa in qualche modo, che vedremo in realtà meglio la prossima settimana parlando di sistema nervoso, causa il rilascio di acetilcolina, che era in queste vescicole, no? Arriva il segnale nervoso, le vescicole, rilascio di acetilcolina nello spazio sinaptico e questa acetilcolina va a legarsi con i suoi recettori. E guarda un po', il recettore dell'acetilcolina è proprio proprio un canale del sodio. Quindi l'effetto del legame dell'acetilcolina al suo recettore è quello di aprire un canale del sodio, causare una corrente positiva verso l'interno e di fatto depolarizzare la membrana. Impariamo questo termine fondamentale, depolarizzare, cioè c'era questo potenziale di meno 70 millivolt e questo potenziale va a perdersi, no? si riduce, andando fino a zero perché diventa meno negativo. E in gergo capito tra noi che ce ne intendiamo, si dice depolarizzo. Quindi l'effetto di questo legame del SO, dell'acetilcolina col suo recettore è quello di depolarizzare eh, questo, questa membrana plasmatica. Quindi se qui c'era una differenza di potenziale di meno 70 millivolt, in realtà l'ingresso di sodio fa abbassare questo potenziale elettrico, diventerà meno meno zero, anzi lo potrebbe persino invertire, potrebbe diventare positivo. Cioè abbiamo un'area della cellula qui, in realtà non è della cellula, è proprio della membrana, in cui il potenziale elettrico è cambiato. Cioè a vederla sembra uguale, d'accordo? È proprio una carica, qualcosa che non si vede, a meno che non sei capace di percepire zzz, <ride> i campi elettrici. Ecco, e questa cosa è bellissima, quindi adesso noi immaginiamo che questa variazione del potenziale elettrico possa essere percepita e lo è a distanza. Quindi a, a distanza macchia d'olio. A partire da questo punto in cui è arrivato il segnale, istantaneamente, perché appunto alla velocità della luce viene percepita questa variazione di potenziale elettrico intorno alla membrana. Si sente. Oh, ho sentito, oh, ho percepito una variazione del potenziale elettrico. Da qualche parte più in là. E questo è fighissimo, peccato che però le leggi della fisica parlano molto chiaro <ride> e questi eh, campi elettrici non si propagano all'infinito, non è come i fotoni o la luce, queste variazioni del potenziale elettrico, in realtà, ehm, quindi il campo, i campi elettrici hanno una perdita di potenza, non so come dire, di, si, si, si sentono meno, si percepiscono meno. Secondo una legge fisica, quindi un decadimento esponenziale, che segue la legge, se non sbaglio, del quadrato della distanza, mi pare sia il quadrato della distanza, ma non importa per noi. Quindi in modo esponenziale, però nello spazio, questa differenza di potenziale si percepisce sempre meno, si propaga un po', ma a un certo punto si perde, non si sente più. A noi interessa l'informazione, com, come viaggia l'informazione. E quanto in là viene percepita? Noi vogliamo lanciarla a centimetri di distanza. E purtroppo, se il nostro obiettivo è raggiungere delle due lunghe distanze, questa legge della fisica che al quadrato della distanza il campo elettrico crolla: accidenti, azzo, nola, non funziona. Quindi, bisogna inventarsi qualcosa. Essenzialmente, quello che ci servirebbe è un ripetitore, giusto? Come del wifi, come del segnale wifi. Ci serve un ripetitore, cioè serve qualcuno che percepisca questo campo elettrico. Questa variazione del potenziale elettrica e in qualche modo la rilanci? Mi viene in mente qualcosa che potrebbe fare al caso nostro? Siamo in mega ritardo. Cosa vi ho detto che può cambiare il potenziale elettrico intorno alla membrana? Il potenziale scusate di membrana, il voltaggio sulla membrana aprire un canale un canale del, del sodio, se apro un canale del sodio depolarizzo. Ok, in effetti però mi serve che questa volta il, il messaggio, il segnale che induce l'apertura di questo canale del sodio non sia più una molecola, un ligando come era prima l'acetilcolina. In questo caso io voglio un canale del sodio che sia invece voltaggio dipendente, cioè che dipenda dal voltaggio. Un canale del sodio che senta questa depolarizzazione, la percepisca e la rilanci. Un canale del sodio che si apra quando la differenza del potenziale elettrico sulla membrana supera una certa soglia. Normalmente a meno 70, non lo so, quando arrivo a meno 50 mi apro. Ok? E in questo modo io rilancio continuamente questo segnale in avanti, nello spazio. Figata, funziona! E in effetti, guarda un po': questi canali del sodio voltaggio dipendenti esistono davvero. E sono ben distribuiti, belli densi, su tutta la membrana del, della cellula muscolare. Il sarcolemma. Ve l'ho detto che lo chiamano anche così. Boh, chiamano anche sarcolemma perché è una membrana molto specializzata. Sulla membrana appunto della cellula muscolare ci sono questi canali, questi, che si aprono per l'appunto quando, ehm, quando c'è eh, una differenza di voltaggio. E questa è una mimpiata, va bene, lo dicevo. <ride> no? e queste sono le gruppi eh, dei One Direction, non so neanche chi sono, <ride> ho scelto qualcuno. Eh, comunque, e quindi quando si aprono i cancelli, giustamente loro... <ride> Un flusso netto di gruppi che entrano di ragazzine urlanti, oh già sono come si chiameranno questi. qua. Ok, allora chiaramente però che cosa succede? Che finché questo eh, canale è aperto, il flusso di eh, ioni che entra è continuo. Ne, ne entrano a bizzeffe, anzi, devono entrare una alla volta, figurati, fuori di testa. C'è un flusso continuo velocissimo. Il potenziale di membrana cambia rapidamente. E però a questo punto, non so se per dire, c'è un piccolo problema. Chiaramente, qui cambia il potenziale di membrana e questo rilancia il segnale più avanti. No? Perché un po' più avanti ci saranno delle molecole come questa che percepiscono questo cambiamento di, di eh, potenziale e, e quindi il segnale sta procedendo veloce. Ecco che però lì, no? dopo che è arrivato questo segnale. C'è un piccolo problema perché a questo punto questo canale si apre quando la cellula è depolarizzata, giusto? Quindi quando entra sodio è depolarizzato e quindi entra ancora sodio, ancora più depolarizzato, in ancora sodio, è ancora più depolarizzato, un di merda, ottensione atea! E questa cosa però può, capito? <ride> si chiama feedback positivo. Il ciclo di feedback positivo, quando tu sei lì che dici sono il migliore, sono il migliore, sono il migliore, sono il migliore, sono, il migliore, sono una bestia, posso volare! E invece muori, <ride> malamente fai una brutta fine. In effetti, l'eccesso di scusate, mi sa che ho anche una minchiata. Eccolo qua. L'eccesso di feedback positivo <ride> non sempre è una cosa buona e positiva, no? E in effetti, la natura eh, aveva pensato a interrompere a un certo punto questo ciclo a feedback positivo. Ok, bravo. Sono il migliore, però non basta. Quindi a un certo punto questo canale si deve chiudere in modo indipendente dal voltaggio. E come succede che si chiude in modo indipendente dal voltaggio? Ecco, questo è proprio eh, legato alla cinetica, impariamo questa bellissima parola, la cinetica del canale. Cioè il nostro canale rimane aperto per un certo tempo e poi si chiude più correttamente diciamo si inattiva. E questa parola inattiva vi dirò che in effetti funziona molto bene. Adesso vedremo anche quali sono le conseguenze di questa inattivazione. Quindi ne fa entrare un po', perché si è depolarizzata la membrana, e poi però a un certo punto basta, si chiude. Chiaramente nel chiudersi, a questo punto, um, il potenziale di membrana può tornare allo stadio originario e questo è fondamentale uno per evitare che appunto questo è fondamentale anche per cosa per poter avere nuovi segnali che passino per lì d'accordo quindi io voglio essere a meno 70 e voglio dare solo un picco l'obiettivo adesso vedrò di farvelo vedere un po più nel dettaglio l'obiettivo è quello di ottenere una specie di ola quindi io mi apro ole mi chiudo e fatto passare un messaggio. E poi voglio poterne far passare un altro. Ole, passeranno delle specie di ole. In realtà, non si chiamano ola, ma si chiamano potenziale d'azione. Questo è il nome adesso. Vedremo di queste eh, onde di variazione del potenziale di membrana, è proprio un'onda. Che attraversano continuamente la membrana, portando il segnale, il messaggio, l'informazione, contrarsi! Ed è una ola. E come avviene questa ola? Allora, aspettate, ve lo faccio vedere qui in questa, in questa figura. Qui in basso, vedete, partiamo di qui, resting state. In effetti è scritto un po' in basso, mi... ma lo voi leggete fino qua sotto o no? Vabbè, qui sotto c'è scritto resting state ed è la situazione in cui appunto siamo a meno 70 millivolt i canali del sodio sono chiusi tutto a posto ecco a un certo punto però se magari nei paraggi un po' a distanza eh, c'è stata una variazione del potenziale elettrico quindi con ingresso di cariche e il potenziale elettrico magari un po' più in là si è ridotto ecco a un certo punto questo potenziale elettrico comincia a salire sale un po cioè, si sì, sì, sale nel senso che diventa meno negativo fino ad arrivare ad una soglia. Questo è il momento in cui vedete qua. Questo scusate, guardiamo questo grafico. Questo è il tempo e questo è il potenziale di membrana in millivolt, siamo a meno 70. Qui vediamo cominciare a salire un po' il potenziale elettrico. Cioè c'è qualche cosa, c'è un'onda di depolarizzazione che sta arrivando, arriva piano. Arriviamo, però a un certo punto a una soglia, in questo caso credo sia meno 55, ed ecco che a questo punto cosa succede? Si aprono i canali a meno 55 millivolt, i canali si aprono e zam! Quel, quel picco, quello spike che si vede, quello è l'apertura dei canali del sodio. Si sono aperti i canali del sodio, c'è stata una corrente eh, posi di ioni positivi che è entrata dentro il cielo, e questo chiaramente ha causato una riduzione. E poi, eh, definitivo, no, in realtà, un aumento, in effetti, del potenziale, in termini di positivo, una riduzione della depolarizzazione. Boh, insomma, Comunque abbiamo questa variazione del potenziale repentina, che però arriva fino a un certo punto, Ok, quindi il canale è rimasto aperto un pochettino e si è chiuso subito. Quindi lì dove vedete la punta, il massimo della variazione del potenziale che abbiamo raggiunto, quello è il punto in cui i canali si sono chiusi, basta. A questo punto, però, per poter far passare un nuovo segnale. Quindi, quando io faccio una ola, mi alzo e poi però non devo rimanere in piedi, giusto? <ride> mi devo risedere. In questo modo potrò ole, far passare una nuova ola. Quindi, quello che dobbiamo fare adesso è possibilmente anche in fretta, in modo che questi messaggi possano essere abbastanza ravvicinati, possiamo far dobbiamo far tornare il potenziale di membrana a Um, al resting state, allo stato di riposo. E come si fa in realtà per farlo, molto in, per farlo in fretta, per farlo tornare giù in fretta? Eh, quello che succede è che si aprono i canali del potassio. Quindi quando si chiudono i canali del sodio, lì si aprono invece i canali del potassio, anche loro con una loro cinetica, stanno aperti un po', poi si chiudono. E um, in realtà a un certo punto i canali del potassio portano addirittura il potenziale di membrana a diventare leggermente più negativo, fino a che si torna tutto come era prima. Allora, durante tutta questa fase, quindi tutta questa fase di rientro, chiaramente la, questo pezzettino di membrana non è in grado di far passare un nuovo segnale, è chiaro. Quindi noi dobbiamo aspettare che questo ciclo finisca per poter eventualmente cominciarne un altro. E questo è molto importante perché, per esempio, impedisce che il segnale torni indietro, se no il segnale tornerebbe indietro continuamente. Invece, in questo modo il segnale è unidirezionale, avendo questo periodo refrattario, si chiama comunque un periodo in cui il canale non si apre, quindi non ce n'è, non ne vuole sapere, si aprono solo i canali che non si sono ancora aperti. E questo permette al segnale di essere unidirezionale. Ok, allora questa, questa onda però appunto viaggia sempre uguale, si chiama potenziale d'azione, ha sempre la stessa forma e viaggia velocissima lungo il muscolo. Questa stessa forma in realtà di potenziale d'azione la vedremo eh, poi nei neuroni. I neuroni si parlano con questo linguaggio. E vabbè così ci metto un secondo eh, giusto per descrivervi che tipo di linguaggio è. Fateci attenzione: il segnale è digitale 01, cioè c'è non c'è. Potenziale d'azione c'è, potenziale d'azione non c'è. Quello che cambia appunto è la frequenza con cui quei potenziali d'azione passano lungo la membrana. E in effetti, questo è il modo in cui i neuroni si parlano. I neuroni si parlano con messaggi che fanno tac

Ok, la frequenza sarà l'elemento che determina la intensità del segnale. L'intensità del segnale è eh, appunto codificata con una maggiore frequenza di questo segnale ottimo, dopodiché, cosa vi vuole? Eh, poi ci sono una serie di schemi. Qui, questa è una proprio originale di come viene misurato. Mm, ecco questo se volete è carino perché questo fa vedere questa animazione vi fa vedere proprio come si muove questo potenziale d'azione vediamo un po' di farci l'occhio no? qui vedete questo è l'elettrodo che misura la differenza di potenziale ai due lati della membrana e lo vediamo qua no? questi sono i millivolt cosa succede? qui abbiamo il, gli ioni sodio si apre il canale del sodio e vedete che poi si chiude e con un po' di ritardo si apre quello del potassio e questo fa sì che lungo la membrana <coughs> viaggino, grazie, queste onde di depolarizzazione, anche chiamate potenziale d'azione. Ok? Voilà. Questo è il messaggio. E questo è bellissimo, fantastico, perché effettivamente non è proprio la velocità della luce, perché tutte le volte abbiamo bisogno di aprire il canale, far entrare un po' di sodio, quindi c'è un po' di ritardo rispetto alla velocità della luce. Non mi ricordo sinceramente... Le... Cioè, anche nei neuroni cambia molto però insomma è, sono metri al secondo eh. no, più di metri al secondo decine di metri al secondo so, è molto veloce il messaggio passa molto velocemente giustamente no? io voglio parlare il rigore e um, però abbiamo ancora un piccolo problema concettuale a questo punto ok è arrivato il messaggio il messaggio ha fatto questi centimetri della, della della fibra in un batter d'occhio, meraviglia, però c'è un problema, nel senso che queste fibrille muscolari, abbiamo visto, eh, però sono in profondità, anzi, queste cellule sono giganti, 150 micron di cellula e 150 micron sono un bel po'. Questo potenziale, questa variazione del potenziale elettrico, in realtà invece è un elemento estremamente locale. Cioè si, si, si percepisce lì a livello della membrana, ma già pochi micron più sotto nessuno se ne accorge che c'è stata questa variazione di potenziale. È una cosa che succede intorno alla membrana, la vedono le proteine di membrana e basta. Quindi bisogna fare in modo che questo segnale eh, corra in profondità, che questo segnale elettrico arrivi in profondità nella fibra. Come, come si può fare? In realtà è la cosa più semplice: non si potrebbe avere la membrana che corre giù? E se ci fosse la membrana che si invagina e con dei tubi andasse verso il centro della fibra? Ma guarda un po', che ottima idea! In effetti, il Signore mi ascolta spesso quando ho delle buone idee e, eh, ed effettivamente ci sono proprio questi tubuli. Si chiamano tubuli T. E si possono vedere in effetti dalla membrana, non so se vedete qua, è abbastanza fatto bene, non è a super risoluzione, ma è fatta bene. Vedete questi buchini? Se voi guardaste la superficie della membrana, ogni tanto qua e là potreste vedere dei buchini e dentro a questi buchi, guardi sotto, eh, trovereste un tubo che si porta in profondità. E Crea una rete interna, vedete qua, che eh, circonda tutte le fibrille. Vi ricordate che le linee Z sono allineate, no? tutti i sarcomeri sono allineati. In realtà, questi tubuli T adesso lo vediamo, corrono eh, al confine tra la banda A e la banda I. Ogni emisarcomero ne ha uno. E chiaramente, questi tubuli T sono belli pieni di. Canali del sodio voltaggio dipendenti, per cui la onda di depolarizzazione, questi potenziali d'azione possono tranquillamente correre anche nei tubuli T. Quindi l'onda di depolarizzazione corre in superficie, ma tutte le volte che incontra un tubulo T si butta dentro. Quindi, corre sulla superficie, però si butta anche dentro. Poi, chiaramente, continua sulla superficie, però si propaga. Tutto dove c'è membrana, questa membrana, c'è una, questa ola che viaggia sulla membrana. Viaggia lungo la membrana e quindi il potenziale d'azione si butta in profondità. E lì dove va questo tubulo T? Va a incontrare, ma guarda un po', ve lo ricordate? Quella, um, quelle cisterne del reticolo sarcoplasmatico, viene chiamato. In realtà noi l'abbiamo visto, io ve l'avevo descritto come reticolo endoplasmatico liscio. In effetti ha un nome di nuovo <ride> specifico nel muscolo, reticolo endoplasmatico liscio, che sta intorno alle miofibrille, viene chiamato sarcoplasmatico. Ma vabbè, boh, dai, in dettaglio, sappiamo che è lui. E in effetti il tubulo T, guardate come corre vicino, anzi c'è proprio un'adesione, un c'è cioè un contatto tra le due membrane. La membrana del tubulo T e la membrana del, di queste cisterne del reticolo endoplasmatico si toccano. E chi è che si ricorda? C'è qualcosa che ci potrebbe interessare come nella borsa di Mary Poppins? C'è un sacco di roba no? in questo reticolo endoplasmatico liscio, ma c'è qualcosa tra le cose che ci interessano qua che potrebbe essere rilevante, che si trova e che si accumula nel reticolo endoplasmatico liscio? Il, il calcio! Il reticolo del plasmatico liscio è pieno di calcio e quindi abbiamo praticamente vinto, perché il, esiste un sistema, e non ve lo racconto nel dettaglio, d'accordo, qui, questo è il tubulo T, vedete, questo è il tubulo T, mentre in verde qui vedete le, eh, il reticolo sarcoplasmatico. Allora ci sono delle proteine proprio che si toccano, dei sensori del voltaggio che si toccano. E che essenzialmente provocano il rilascio di calcio. Non vi voglio entrare nel dettaglio, farete un corso di fisiologia, vi racconteranno questi canali. Quelli del, nel, nel cuore sono un po' diversi, però insomma ci sono un sacco di tipi di canali per il rilascio del calcio. E quindi non, non entriamo in questo gineproiaio. Però sappiate che appunto l'arrivo della depolarizzazione, in questo caso in modo diretto, causa una fuoriuscita di calcio dal reticolo sarcoplasmatico. Quindi ta ta, vuol dire calcio che esce, ogni segnale che arriva provoca un rilascio di calcio. E più ne arrivano in sequenza, più calcio verrà rilasciato intorno alle fibrille e andrà a toccare la troponina, che eh, scoprirà, che, che modificherà la conformazione della tropobiosina, che scoprirà no, le zone di interazione sull'actina e la miosina, oh, oh, coronerà il suo sogno d'amore andandoci a spiccare. Ok? Tada! Allora, in effetti c'è uno schema. Se volete, questo è il, lo schema che riassume questa storia. Quindi, arrivo di un potenziale d'azione in questo caso. Vedremo come rilascio del neurotrasmettitore, legame col recettore, ingresso di, di sodio, depolarizzazione, potenziale d'azione che viaggia veloce, veloce, veloce. Si infila nel tubulo T e causa questo rilascio di calcio. Che in definitiva arriva alla troponina e causa la contrazione, questa chiaramente poi il calcio sapete è guardato a vista. Quindi il calcio riesce a stare lì finché si aprono dei canali. Ma anche mentre i canali sono aperti, continuamente ci sono delle pompe che ripompano dentro al reticolo sarcoplasmatico. Il calcio. Voilà! E questa è la storia di come la informazione contraiti raggiunge il sarcomero, l'ultimo sarcomero là in fondo e in profondità ce l'abbiamo fatta. Ok, e in realtà l'ultimo punto che vi voglio raccontare ancora per, prima di chiudere il muscolo, c'è ancora una cosetta, una storiella che però è interessante rispetto a quella che... Cioè in effetti è un po' rispetto, più rispetto alla fisiologia del muscolo. Però la raccontiamo in anatomia perché, cioè la raccontiamo qui in istologia perché effettivamente, anche se non entrerò nei dettagli, c'è un correlato strutturale rispetto alle differenze funzionali che vi sto per raccontare. Allora sarete tutti andati dal macellaio e avrete visto che ci sono carni bianche e carni rosse, giusto? Tipo il coniglio, no? Il coniglio è una carne bianca, il pollo è bianco, la mucca è rossa. Il cavallo è rossissimo. Allora, questa differenza macroscopica nel colore della, della carne, in realtà è dovuta ad una differente composizione, contenuto in particolari sottotipi di fibre, che appunto chiameremo fibre bianche e fibre rosse. E che tra l'altro, appunto, le chiamiamo così perché a fresco. Vedete qui una sezione di un muscolo trasversale. Vedete che a fresco in effetti ci sono alcune fibre che sono più bianche e alcune fibre che sono più rosse. Più altre fibre che insomma sono una via di mezzo e quindi vengono chiamate intermedie. Il coniglio ha un sacco di fibre bianche, la mucca ha molte più fibre rosse. Ecco, ma perché? No? In, cioè, al di là del, del colore in sé, qual è il correlato funzionale? In effetti queste fibre lavorano in modo differente e vengono chiamate, attenzione, questa, questa in effetti suddivisione sono di quelle mnemoniche maledette che io odio perché mi confondo sempre, vengono chiamate le fibre di tipo 1, quelle rosse, e le fibre di tipo 2, quelle bianche. Come faccio a ricordarmelo? Allora, vi eh, condivido con voi di nuovo il mio piccolo giochetto mnemonico, che però funziona, vedete che me lo sono ricordato, l'ho detto giusto. Ed è legato al confronto tra l'anatra e il pollo. L'anatra com'è il petto dell'anatra, avete presente? L'anatra è rosso, giusto? E chi è più figo, diciamocelo, dai, tra l'anatra e il pollo, no? Quest'animale fiero, che vola, felice, da solo, per migliaia di chilometri, sa dove andare, oppure quel coso lì, che becchetta tutto il giorno e quando passi si arrabbia, non sa neanche lui perché. Chi è il numero uno? The best, ovviamente, no, è chiaramente l'anatra, ok, quindi number one. <ride> e quindi ecco che le fibre rosse sono le numero uno. Fibre rosse, però attenzione, sono anche legate ad un comportamento differente, un tipo di contrazione diverso. L'anatra, appunto, sappiamo, vola per migliaia di chilometri ed è in, è, un, è in grado di sostenere una contrazione prolungata nel tempo senza faticarsi troppo. Allora, questo tipo di contrazione, quella del petto dell'anatra, è una contrazione aerobia. Quindi utilizza l'ossigeno e tutto il ciclo di Krebs, tutto quel sistema per produrre energia, che è un po' più lento, per carità, ci vuole un po' di tempo no? per produrre l'energia in quel modo, però sicuramente è continuo, finché os c'è ossigeno eh, si può produrre energia e quindi permette una contrazione più duratura, anche se chiaramente non si può avere sempre, la sapete il proverbio della moglie, della botte, eh, e non si può avere tutto. E ehm, questa maggiore capacità, di, insomma, questa eh, capacità di sostenere lo sforzo in modo più prolungato, è un po' a discapito della velocità con cui avviene la contrazione, sono un po' più lente, lento ma duraturo. Chi va piano va sano e va lontano. <ride> Ecco, invece il pollo non fa, non fa nessuna migrazione, ok? E al massimo se gli correte intorno, fa qualche piccolo scattino, giusto? Il pollo è uno scattista, fa gli scatti e basta, poi si ferma lì. La carne bianca in effetti ha, ah, è bianca, eh, ah no, scusate, aspetta, ho dimenticato un dettaglio, la carne rossa eh, è rossa, perché contiene in effetti una molecola che si chiama mioglobina e che contiene ferro. Perché il sangue è rosso lo sapevate? Il sangue è rosso perché contiene ferro, l'emoglobina è una molecola che contiene ferro per legarmi all'ossigeno. In questi muscoli delle carni rosse c'è una molecola che è simile all'emoglobina, appunto vi ho detto si chiama mioglobina, ed è in grado, contiene del ferro, ed è in grado di legare l'ossigeno. Perché questo? Per aumentare la pressione parziale di ossigeno in questi muscoli. Il sangue passa, carico di ossigeno, e eh, il, il muscolo dice no, 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 aspetta, questo lascialo un po' più di a me, lascialo a me, lascialo a me. La mioglobina lega ossigeno, ha una maggiore affinità rispetto all'emoglobina e quindi aumenta la concentrazione di ossigeno nel, nel muscolo. Il muscolo se ne prende di più per sé, è così, è egoista, <ride> però fa anche bene. Mm? E questo è il motivo per cui è rosso. Le carni bianche invece, questa mioglobina non ce l'hanno, hanno, cioè, hanno, usano l'ossigeno per carità, però fanno più affidamento per, per questi scatti. Invece ad una contrazione di tipo anaerobio, ad un metabolismo, la contrazione è sempre la contrazione, però il metabolismo che produce l'ATP che supporta che sostiene questa contrazione è più di tipo anaerobio. Per cui in queste um, nelle cellule muscolari, nelle fibre muscolari meglio, di tipo le fibre muscolari di tipo 2, ovvero bianche, troveremo invece un sacco di glicogeno. No? Perché il glicogeno in effetti è glucosio eh, immediatamente accessibile, lo spezziamo, abbiamo subito un paio di molecole di ATP che ci spendiamo subito, e quella cosa è velocissima, stacco il glucosio, lo rompo in due, chiappo queste due molecole di ATP e me le gioco subito. Chiaramente però queste riserve non durano nel tempo, è chiaro. Se io voglio volare per ore, no, non posso fare affidamento sulle mie riserve di glicogeno. Mm? Ok. E a questo punto vediamo se ci siamo capiti. C'è ancora un elemento strutturale che io in effetti non vi ho svelato, ma vediamo se lo aggiungiamo da soli. C'era un V-Club, ma chi se ne frega. Dai, tipo 1 o tipo 2? Chi vota per questa... Questa fibra qui, la fibra di tipo 2. Chi, mi di, chi, chi vota perché questa sia quella di tipo 2? Ok, tipo 2, abbiamo detto, è quella anaerobica. Chi vota quindi voi pensate che questa sia quella di tipo 1, giusto? Aerobica, giusto? <ride> è giusto, come facevate a saperlo? C'era qualcosa che non vi avevo detto, c'era qualcosa che non vi avevo detto, ma avete interpretato giusto perché cosa c'è qui? Guardate che roba, vedete la differenza principale no, strutturalmente tra queste due è che qui ci sono un sacco di mitocondri e a che cosa servono i mitocondri? Eh, a prendere l'ossigeno, la catena respiratoria e utilizzare l'ossigeno, quindi effettivamente nelle fibre. Rosse, ovvero di tipo 1, ovvero con metabolismo aerobio, noi troveremo un sacco di mitocondri. E, um, ma proprio un sacco, in effetti. Eh. A me, questa, quando riguardo, mi ricorda sempre il film di Fantozzi, l'avete mai visto? Quando eh, Pina si innamora del panettiere. E lui apre, va a casa, apre un cassetto e trova pane e poi apre l'armadio dei vestiti pieno di pane. Dunque c'è uno spazietto, c'è del pane. Ecco un po' in questo modo, come se si fosse innamorata la moglie della no, nostra fibra muscolare di, ehm, del venditore di mitocondri. Ovunque c'è uno spazietto, troveremo mitocondri. E l'altra cosa che vi fanno vedere qui, scusate, è anche gocce lipidiche ovviamente. No? Che contengono lipidi che vengono bruciati nel ciclo di Krebs e bla bla bla. Evviva! Questa che vi faccio vedere qua invece, poi le vedremo alcune fibre muscolari piene di mitocondri. Accontentiamoci di quella. Questo invece è un super ultra mega eh, dettaglio. Quindi a fortissimo ingrandimento di una fibra muscolare di tipo eh, 2 quindi bianca, e tutti questi che vedete, tutti questi pallini sono eh, in effetti granuli di, di glicogeno. Quindi dal punto di vista ultrastrutturale hanno meno mitocondri e molto più eh, glicogeno. Ma non vi preoccupate, non vi chiederò mai di distinguerle. In microscopia elettronica non è facile per niente. Ok, ma a questo punto però, scusate, per finire questo discorso, mi piacerebbe proprio a questo punto chiudere il cerchio. Ta Andando a, senza entrare nel dettaglio in effetti del perché, del per come, lasciamo perdere i dettagli funzionali, ma solo proprio dal punto di vista strutturale, no? abbiamo già detto che le fibre potevano essere differenti, giusto? O comunque che potevano esserci delle differenze di composizione genetica in diversi tipi di performance eh, de de delle cellule muscolari. A questo punto vorrei proprio proiettarli su questa differenza tra fibre di tipo 1 e fibre di tipo 2. Le fibre di tipo 1 e le fibre di tipo 2 sono diverse rispetto alla composizione delle molecole proprio che, eh, che, che mediano la contrazione. Le molecole e le proteine contrattili delle due fibre sono in parte diverse, ci sono delle isoforme diverse. In effetti, una ha una contrazione più veloce e l'altra più duratura. E si sono proprio evolute su strade diverse. E in questa immagine che vi farò vedere tra pochissimo, in effetti abbiamo usato l'immunoistochimica per provare a vedere alcune delle proteine, che, cioè quella alfactinina 3 che abbiamo visto ieri, se per caso non fosse distribuita in modo differente tra le fibre di tipo 1 e le fibre di tipo 2. Sapendo già, e lo vedete qui, che le fibre di tipo 1 e le fibre di tipo 2 si differenziano per il tipo di miosina che contengono. Cioè, la miosina lo sappiamo già, non è la stessa in questi tipi di fibre. Mm? Le fibre di tipo 1 hanno questa miosina 1, le fibre di tipo 2 hanno la miosina 2. Allora, l'alfactinina 3, noi abbiamo visto che, dov'è che non era mutata? Chi è che ne aveva disperatamente bisogno per la sua performance atletica? Per i centometristi, vi ricordate, I centometristi, i centometristi non erano mai mutanti o per l'alfactinina 3. Cioè quella mutazione nei centometristi olimpici mm, non aiutava a vincere la medaglia. E a questo punto però vediamo, a questo punto potremmo fare un'ipotesi. Ah, ma se serve ai centometristi olimpici allora io mi aspetto di trovarla? Aspetta un po', che vorrei che me lo diceste con un v -club. No? Ditemelo con un fiore. <ride> Ditemelo con un v -club. Accidenti che però ho chiuso. Bravo Pirla. Ecco bravi Amas pure loro, bravi Pirla. Tadam! Scusate, mi sono... ce l'avevo aperta prima. Ok, ci siete? vi Scusate un secondo. Quel record? Chiudiamo con questo così ci rilassiamo un attimo, che abbiamo subito un altro argomento da iniziare. Allora, io ce l'ho già l'immunistochimica, eh? l'ho già preparata. I due marcatori per vedere dove sono le fibre di tipo 1 e le fibre di tipo 2. Ci metto sopra l'alfactrina 3. Dove sarà? Dove le troverò? Dove troverò questa alfactinina 3? Nelle fibre di tipo 1 o nelle fibre di tipo 2? Questo è dove mi aspetto di trovarla. Eh? Poi tutte le volte che hai un'ipotesi sperimentale, compri gli anticorpi, costano anche un botto di soldi, sono arrivati finalmente questi anticorpi, incrociamo le dita, che vada proprio come dico io. Boh, vediamo, speriamo. In realtà se li studi bene anche i dati negativi si possono pubblicare. Vediamo, vediamo dove, dove punta la rete. La rete sta votando. Non vi voglio distrarre, mi rendo conto. Questi rebus, accidenti maledetti, la biologia è piena abituatevi, sembra di giocare alla settimana di mistica, e io ero scarsissimo in queste cose, è una sudata ma si sopravvive, ce la si può fare, anche se non sei portato, io non ero portato per niente, andavo in confusione subito, ma, ma ce la puoi fare, dai, si trovano degli schemi, dei trucchi, dei metodi, ta C'è confusione, sarà perché ti amo, che contrazione! <ride> che cresce piano piano o forte forte cosa vogliamo va bene allora aspettate c'è un po di confusione però mi sembra che la maggioranza di voi abbia votato in effetti per fibre bianche no? abbiamo detto eh, se, se, se gli scattisti ne hanno disperatamente bisogno se, se serve agli scattisti allora io mi aspetto di trovarla nelle fibre che mediano questa contrazione più veloce per lo scatto, okay? sarà legata in qualche modo alle fibre veloci. Fibre di tipo 1 bianche. Scusate, c'è un altro appellativo in effetti che è anche veloci. Se serve agli scattisti, io mi aspetto di trovarla nelle fibre veloci. Non vi preoccupate se eravate andate in confusione. Quando manca c'è e quindi dove la trovo? È una cosa che fa venire mal di testa, sono d'accordo con voi. Non vi preoccupate, bisogna farci un po' il callo e l'abitudine, e vabbè ma A questo punto vediamo. Siete pronti? Attenzione, gli scattisti olimpici non devono avere quella mutazione perché normalmente dove sarà espressa questa alfa actinina 3? Nelle, pro, nelle fibre veloci. D'accordo? Quindi la fibra veloce senza l'alfactinina 3 forse non è così veloce. Questo è il ragionamento, mi rendo conto complicato. Non vi preoccupate, non vuol dire che siete stupidi se non ci arrivate subito. Ma vediamo. -da -da! Allora, proviamo a leggere questa immagine di immunofluorescenza. La miosina 1 in verde lo vedete, mostra le fibre di tipo 1, quindi quelle da fondista, no? quelle per correre la maratona, mentre la miosina 2 fa le fibre di tipo 2, quindi le fibre veloci. E in effetti vedete già che la composizione molecolare eh, di fibre contratte, di proteine contratte, in queste due fibre è diversa. E questo è bellissimo, ma non entreremo nei dettagli del perché. Ecco però, esatto, possiamo andare a vedere un po' questa nostra amica alfa-actinina alfa 3, che qui abbiamo colorato in rosso, metterli tutti insieme sarebbe stato un po' un casino, quindi dobbiamo fare questo giochetto, però dove stanno l'alfa-actinina 3? Colocalizza con quale miosina? La 1 o la 2A? Con la 2A, giusto? Quindi con le fibre di tipo 2, e quindi con le fibre veloci. Okay? Quindi effettivamente l'alfa-actinina 3 è maggiormente espressa nelle fibre veloci degli scattisti e probabilmente è importante per avere questa, eh, quindi quel macchinario molecolare che permette di fare lo scatto. I fondisti invece magari avendo più eh, fibre appunto rosse, più fibre lente. Probabilmente che gli manchi la l'alfactinina 3 non gliene frega niente, anzi magari gli manca l'alfactinina la 3 e questo va, non lo so eh, sinceramente, magari nello sviluppo questo fa sì che ci siano più fibre rosse. In effetti questa cosa ve la dico ma non ne sono sicuro, va bene così. E voilà! E questo è tutto quello che vi volevo raccontare per quanto riguarda il muscolo. In realtà abbiamo adesso con un ritardo senza senso, esagerato eccessivo.